Un sole accecante scaldava le morbide dune dell'Alto Adriatico, animate dal brulicare degli insetti e dalle stridule grida dei gabbiani. All'orizzonte, sul mare, avanzavano piccole navi a vela che approdarono tra le odierne Spina e Ravenna. Nuove genti mischiarono le loro orme a quelle dei bianchi uccelli marini. Forse si trattava di un popolo che fuggiva da eventi funesti o che era alla ricerca di nuove zone da popolare, più ricche e vivibili di quella d'origine. Veniva dall'Oriente ed era guidato da un giovane re di nome Fero, al suo fianco una giovanissima e bella regina di nome Aposa. L'interno, ricco di boschi, fu esplorato, era disabitato e fu ritenuto adatto alla costruzione di un villaggio. Al centro del futuro abitato fu scavata una grande buca in cui molti versarono un sacchetto di terra che avevano portato dalla loro lontana patria. Re Fero era molto perplesso sulla scelta del luogo. Il posto aveva sì molti caratteri positivi, ma non sarebbe stato difendibile se altri popoli si fossero presentati. A vista d'occhio non si vedeva un'altura. I giorni passavano, intanto il villaggio cresceva e il re era sempre più inquieto. Un giorno di grande sereno, salito su un albero per osservare il territorio circostante, vide verso ovest, a grande distanza, delle alture, forse montagne. Di là dovevano arrivare le acque che attraversavano il loro villaggio. Sceso dall'albero, convocò gli anziani, ai quali comunicò la volontà di riprendere il cammino, ma la maggioranza rifiutò la proposta. Re Fero, la moglie e una parte degli abitanti del villaggio, caricati alcuni carri, ripresero il cammino. Per alcuni mesi attraversarono boschi e corsi d'acqua. La regina, rimasta incinta, necessitava di riposo. Era necessario trovare la terra promessa. Finalmente giunsero in un luogo dove, al di là del bosco, si aprivano ampi spazi verdi, pianeggianti, ricchi di acque, ai piedi di dolci colline. Qui, disse Fero, finisce il nostro viaggio. Qui nascerà mio figlio. Alcuni giorni dopo l'arrivo, la regina ebbe le doglie e mise al mondo una bella bambina alla quale fu dato il nome Felsina. Il villaggio era attraversato da un torrente sul quale da subito fu costruito un ponte in legno. In pochi mesi molte capanne furono terminate, erano costruite con legno, fango e paglia ed erano circondate da recinti in legno a difesa degli animali domestici dai lupi e dai cinghiali. Finalmente gli abitanti poterono riprendere le proprie attività. I contadini la via dei campi, i pastori l'allevamento di pecore e capre e gli artigiani ricostruirono i loro forni per cuocere le ceramiche e lavorare il bronzo. Il ponte in legno non sempre sosteneva l'impeto delle acque e fu perciò che Fero decise di costruirne uno nuovo in arenaria. Sembra che sotto l'attuale via Farini, tra Piazza Calderini e la sede della Cassa di Risparmio esista un ponte che potrebbe essere proprio quello di Fero. La regina, nelle calde giornate, amava bagnarsi nelle acque del torrente. Per alcuni giorni, alcuni temporali estivi le avevano impedito questo piacere. Un pomeriggio, di tempo incerto, la vide avvicinarsi alla riva e calarsi nelle fresche acque apparentemente calme. All'improvviso, da monte, giunse con fragore una piena che la travolse, facendola scomparire tra i flutti. Il giorno dopo, il suo corpo senza vita fu ritrovato più a valle, dolcemente posato sulle acque ormai placate. Il re, affranto dal dolore, per non far dimenticare la sua sposa, chiamò Aposa il torrente. Al villaggio tutti piansero la scomparsa dell'amata regina. Fu innalzata una pira su cui fu arso il suo corpo. Le ceneri, raccolte in un'urna, furono conservate nella capanna reale, insieme a quelle degli avi. Per
Passarono gli anni. Il re, sempre preoccupato della sicurezza del villaggio notevolmente ampliato, decise di ergere un muro di difesa con legno, pietre e terra. Durante i lavori, la figlia giovinetta, nell'ora più calda, portava al padre un recipiente d'acqua per dissetarlo e si intratteneva con lui raccontandogli di sé. Un giorno gli disse: «Padre, ho avuto in sogno un segno divino. Il villaggio è destinato a portare il mio nome». Da quel momento, quel luogo, in cui le persone avevano creato una vita ricca di relazioni familiari, amicali e lavorative, fu chiamato Felsina. Il termine terra amara probabilmente deriva dal latino terra mala, cioè terra cattiva, scura e sgradevole alla vista, oppure dai dialetti locali terra marna, cioè terra grassa, buona come concime. Nei primi decenni dell'Ottocento il nome terra mare era utilizzato per indicare cave di terriccio organico scuro, scavato entro basse collinette, frequenti a quei tempi nel paesaggio della pianura padana. Le collinette non avevano un'origine naturale e il terreno che le costituiva, venduto per concimare i campi, era ricco di resti archeologici. Gli scavi effettuati nell'ultimo secolo hanno dimostrato che le terramare erano villaggi fortificati, databili tra l'età del bronzo media e recente, circa 1650-1170 a.C., circondati da un terrapieno e da un fossato. La dimensione di questi abitati variava da 1-2 ettari nelle fasi più antiche fino a 20 ettari nelle fasi più avanzate. Erano posizionati nei pressi di corsi d'acqua, preferibilmente su dossi naturali. Le capanne monofamiliari erano costruite su impalcati di tipo palafitticolo, innalzati però su terreno asciutto. Nel pavimento di legno vi era una botola dalla quale venivano scaricati i rifiuti. Quando questi avevano saturato lo spazio sottostante, la casa veniva bruciata e ricostruita. Le strade all'interno del villaggio si incrociavano in modo ortogonale e le case seguivano quest'ordine. Si pensa che la regione delle Terramare, compresa fra l'Emilia e la Bassa Lombardia, nel 1300 a.C. circa raggiungesse una popolazione di 150-200.000 abitanti, densità notevole per quell'epoca. L'economia era basata su agricoltura e allevamento. Una fitta rete di commerci garantiva il rifornimento di alcune materie prime, come bronzo e ambra. La maggior parte degli oggetti di uso quotidiano era realizzata in ambito domestico. La società era organizzata secondo un modello partecipativo che coinvolgeva tutta la comunità, anche se vi erano differenze economiche e sociali. Oltre ai capi, i guerrieri rappresentavano l'elite emergente e un certo status privilegiato avevano anche le loro donne. Importante era inoltre il ruolo degli artigiani del metallo che realizzavano spade, pugnali, lance, spilloni, fibule, rasoi, ma anche attrezzi per l'agricoltura come i falcetti. I defunti venivano bruciati durante cerimonie sacre e le ceneri conservate in vasi erano sotterrate in luoghi esterni al villaggio. Attorno al 1200 a.C. il mondo delle Terramare entrò in crisi e dopo qualche decennio scomparve. Gli archeologi non hanno ancora una risposta per spiegare questo fenomeno, ma è possibile che cause antropiche e naturali abbiano determinato la fine del sistema. Tra queste non si può escludere il peggioramento climatico, anche se di scarsa entità, che potrebbe aver procurato una crisi dell'economia agricola, base del sostentamento degli abitanti delle Terramare. Il cambiamento di clima, tuttavia, non sembra poter essere l'unica causa di un collasso così drastico.
Solo in epoca romana si ritroverà la densità demografica raggiunta durante il fiorire della cultura terramaricola. In base alle evidenze archeologiche è stato teorizzato che tra il XII e il X secolo a.C. gruppi terramaricoli si spostarono verso il centro e il sud della penisola, finendo per convivere con le popolazioni locali di cultura appenninica. Pertanto gli insediamenti di pianura nel territorio bolognese scomparvero. Tra il IX e l'VIII secolo a.C. vennero costruiti villaggi da popolazioni che assumeranno il nome di Villanoviani. Il vocabolo venne coniato nella seconda metà dell'Ottocento e deriva da un ritrovamento che il professore Giovanni Gozzadini fece a Villanova di Castenaso, in provincia di Bologna. Negli scavi in località Caselle fu rinvenuta un'intera necropoli con le medesime caratteristiche culturali, costituita da ben 193 tombe, di cui 179 ad incenerazione e 14 a inumazione. Una delle principali caratteristiche della civiltà villanoviana è l'utilizzo di un vaso biconico come contenitore delle ceneri. Il nome biconico si deve alla sua forma particolare, nata dall'unione di due porzioni di cono nel punto della massima espansione. Tali cinerari erano chiusi da scodelle rovesciate o da elmi per alcune sepolture maschili eminenti. Il corredo funerario poteva comprendere per gli uomini morsi di cavallo, rasoi lunati con la lama a forma di mezzaluna, fibule serpeggianti, fibbie chiuse per le vesti, spilloni e armi, oppure, per le donne, elementi di cinturoni, fibule ad arco, spirali per capelli ed elementi del telaio. Nelle necropoli, che erano ai margini degli insediamenti, sono state trovate anche urne e disegni su stele a forma di capanna. Ciò ha consentito di ricostruire la struttura delle abitazioni di questo popolo, che viveva in villaggi di capanne raggruppate in piccoli nuclei con aree di uso comune. In base alle tracce emerse dagli scavi, sappiamo che le capanne avevano pianta ellittica, circolare, rettangolare o quadrata. Erano realizzate con una struttura portante di pali di legno. Le pareti erano costruite con canne intonacate e rifinite in argilla. Il tetto era fatto con canne di palude intrecciate su travi inclinate. Avevano una porta sul lato più corto e talvolta anche finestre sui lati lunghi. Al centro era situato un focolare il cui fumo defluiva da uno o due abbaini localizzati sul tetto. Nel pavimento di terra battuta, a volte, era scavata una buca per alloggiare un dolio, grande vaso ceramico di forma globulare, utilizzato per immagazzinare derrate alimentari come cereali e legumi tostati ed essiccati. La società villanoviana era inizialmente poco differenziata dal punto di vista sociale ed era dedita all'agricoltura e all'allevamento. Progressivamente le attività artigianali specializzate, soprattutto la metallurgia e la produzione ceramica, generarono accumuli di ricchezze e favorirono la stratificazione sociale, determinando l'emergere di un ceto aristocratico che promuoveva e controllava anche i rapporti commerciali con le altre realtà protostoriche. L'insediamento bolognese di fase villanoviana era probabilmente costituito da più villaggi di capanne, tra i torrenti Aposa e Ravone. L'estensione si sviluppava su un'area di oltre 300 ettari, ubicata nella zona dell'attuale centro storico, soprattutto via del Pratello, piazza San Francesco, via d'Azeglio e piazza San Domenico. Agli inizi dell'VIII secolo a.C., un rapido popolamento nell'area a sud dell'attuale città
determinò la nascita del villaggio di Villa Cassarini, attuale facoltà di ingegneria. Questo insediamento sembra essersi poi trasformato in nucleo egemone dell'intero sistema. Questo villaggio, dislocato sulle prime propaggini collinari, occupava dal punto di vista topografico una posizione strategicamente rilevante dalla quale si poteva controllare sia la valle del Savena sia quella del Reno. Fino a circa 3 secoli fa il torrente Savena lambiva le mura di Bologna tra Porta San Vitale e Porta Zamboni all'altezza della ferrovia veneta. Il quartiere Cirenaica è nato su una grande necropoli del IX e VIII secolo a.C., che venne alla luce durante gli scavi d'inizio Novecento nel costruire le fondamenta delle case. Ora, tra via Paolo Fabbri e via Bentivogli, nel cortile di un grande caseggiato, esiste un museo all'aperto. Qui si trovano alcune bacheche con ricostruzioni di sepolture e corredi funerari. Inoltre, 3 grandi disegni, che qui abbiamo riportato, illustrano l'ambiente e la vita quotidiana nel Villanoviano. Considerando che in nessuna grande città avvenne uno sconvolgimento di tipo socio-culturale tra l'VIII e il VII secolo a.C., ma piuttosto una continuità, si pensa che i villanoviani possano essere considerati proto-etruschi. La civiltà etrusca di Bologna presenta uno sviluppo coerente dal IX alla metà del IV secolo a.C., che possiamo suddividere nelle seguenti fasi, corrispondenti a diversi momenti culturali. Fase villanoviana, di cui abbiamo già detto, fase orientalizzante e fase di tipo certosa o felsinea, dal nome di Felsina, con cui i latini indicavano Bologna. Dalla fine dell'VIII secolo a.C. la civiltà villanoviana subisce l'influenza della cultura orientalizzante, nata nell'Etruria tirrenica dal contatto con il commercio greco che diffonde in tutto il Mediterraneo anche oggetti di produzione orientale. La produzione ceramica, metallurgica e scultorea, testimoniata dai corredi, denota un cambiamento sociale rappresentato dalla formazione di una classe aristocratica forte e attiva. Nella fase felsinea la città assume un ruolo molto importante ed è considerata la capitale dell'Etruria padana. I commerci si infittiscono, il nucleo cittadino diviene l'incrocio degli scambi tra Etruria tirrenica, Grecia ed Europa transalpina. A Porta Saragozza, nel sito dell'attuale facoltà di ingegneria, fu individuato un importante santuario etrusco, frequentato tra la fine del VI e gli inizi del IV secolo a.C. Gli scavi hanno messo in luce resti di edifici con muri a secco di ciottoli e lastre di arenaria e alcuni cippi in pietra calcarea, usati in precedenza come basi di ex voto in bronzo. La presenza di elementi come coppie e tegole sta ad indicare che gli Etruschi di Felsina utilizzavano questo sistema di copertura per gli edifici. Dal santuario provengono una 30ina di bronzetti, che rappresentano generalmente figure maschili e femminili in atto di offerta e di devozione. Del tutto eccezionale è la presenza di 2 divinità, Eracle e Apollo, le uniche di tutta l'area padana. Il santuario si configura come vera e propria acropoli, in posizione centrale rispetto ai luoghi di sepoltura e in posizione elevata rispetto all'area dell'abitato. Tra il 450 e il 400 a.C., i Galli Boi, una popolazione celtica proveniente dall'Europa centrale, invasero l'Italia settentrionale e si stabilirono a mezzogiorno del Po nella regione di Mutina, oggi Modena, e di Felsina, oggi Bologna. Tracce di incendi e destrutturazioni emerse dagli scavi archeologici fanno pensare ad una crisi violenta della città etrusca. Fu minato alla base il modello politico e urbano creato dagli Etruschi nella pianura padana.
Felsina perse il suo ruolo di governo dell'Etruria padana e anche il suo nome, tradotto dai Galli in Bononia. I ritrovamenti delle necropoli rivelano la duplice presenza etnica dei Celti e degli Etruschi. I primi inumavano i loro morti, gli Etruschi, come già detto, privilegiavano l'incinerazione. I Galliboi erano valorosi guerrieri, dediti prevalentemente all'agricoltura così come all'attività predatoria. Erano privi di un'identità culturale collettiva che si rifletteva anche nell'assenza di un'organizzazione socio-militare vera e propria. Pertanto non lasciarono tracce significative della loro permanenza, durata fino alla successiva conquista romana. Le poche tracce e i reperti del loro passaggio possono essere osservati al Museo Civico Archeologico Luigi Fantini nella vicina Monterenzio, Valle dell'Itice. I Celti si stanziarono fuori dai centri abitati etruschi, continuando a perpetuare le proprie tradizioni. Erano infatti abituati ad una vita nomade e ad abitare in villaggi sparsi sul territorio. Occuparono le terre già dissodate e lasciarono agli Etruschi solo il controllo dei commerci in cambio di tributi. È evidente che la Valle Padana, dopo l'avanzata dei Galli, subì un arretramento sul piano commerciale e produttivo. I Celti avevano minori competenze degli Etruschi sul piano tecnologico, non conoscevano le tecniche avanzate di coltivazione della vite e nemmeno le tecniche di costruzione dei canali. Infatti lasciarono andare in stato di abbandono la rete di canalizzazione che gli Etruschi avevano realizzato. Cessò la produzione di vasi attici e gli elementi decorativi dei loro manufatti furono caratterizzati dal cosiddetto stile vegetale, con i motivi ricorrenti dei tralci di vite e della lira palmetta. Ciò è documentato ad esempio dalla decorazione degli elmi trovati a Monte Bibele, nei pressi di Monterenzio e in altre località della zona. In questi secoli la civiltà romana, che premeva le porte dell'Etruria e della Valle Padana, si scontrò frequentemente con i Celti, infliggendo loro gravi perdite. Nel 218 a.C. i Boi approfittarono dell'arrivo di Annibale per allearsi con i nemici di Roma e risollevare le proprie sorti. Dopo alcune sconfitte, come quella sul fiume Trebbia, in cui i Romani cercarono invano di impedire l'accesso di Annibale all'Italia centrale, l'esercito romano ebbe la meglio sui cartaginesi e i loro alleati. In seguito, nel 191 a.C., Scipione Nasica sottomise definitivamente i Galliboi. La colonia di diritto latino di Bononia è fondata dai Romani al centro del fertile territorio già occupato dai Galliboi per quasi 200 anni. La nuova città sorge sulle rovine della vecchia Felsina, di cui occupa meno di un terzo della superficie. Il territorio di pertinenza della città è interessato ben presto, come del resto l'intera pianura, dal sistema della centuriazione, scandito dal tracciato di canali e strade poderali. Sul territorio, per ripopolare la città, vengono mandate circa 3.000 famiglie di coloni provenienti dall'Italia centrale e meridionale. Nel 187 a.C. inizia la tracciatura e la pavimentazione della Via Emilia tra Ariminum e Placentia e della Flaminia Minor tra Bononia e Arretium. Organizzata secondo un'accurata pianificazione urbanistica, Bononia si estende sui terreni tra il torrente Aposa ad est e il rio Vallescura ad ovest e, in età repubblicana, è difesa da un sistema di fossati e terrapieni. L'area urbana, un quadrilatero di circa 700 metri di lato, è suddivisa da un reticolo di strade, imperniato sul Decumanus Maximus, Via Rizzoli e Ugo Bassi,
e sul Cardus maximus, Vie Galliera e Valdaposa, a formare una scacchiera di isolati rettangolari di circa 70 per 100 metri. All'incrocio delle due strade principali viene progettato il Forum, nell'area dell'odierno Palazzo Comunale. A nord e a sud di esso, all'interno di una serie di isolati collocati nella fascia mediana, sono costruiti diversi complessi monumentali di natura pubblica: due templi, un mercato, sedi amministrative, un teatro. Gli scavi archeologici effettuati in Sala Borsa hanno messo in evidenza stratificazioni e strutture relative ai primi decenni di vita della colonia latina. Sono stati individuati infatti i resti di un piccolo edificio nel settore nord-occidentale dello scavo, caratterizzato da pavimenti in terra battuta e fondazioni in ciottoli, di alcuni pozzi privi di camicia di rivestimento e di una grande fognatura in laterizi, la più antica infrastruttura pubblica presente nell'area. Nel 90 a.C. Bologna, da colonia latina, diventa municipio e i suoi cittadini sono romani a tutti gli effetti. Alla metà del primo secolo a.C., dopo la morte di Cesare, le guerre civili e la crisi politica segnano di fatto la fine della Repubblica. Anche Bologna viene coinvolta. In un'isoletta non identificata sul fiume Reno, nel 43 a.C., Cesare Ottaviano, Marco Antonio ed Emilio Lepido danno vita al secondo triumvirato. La città è dapprima legata a Marco Antonio, che insedia proprio i veterani regalando loro delle terre. Dopo nuove guerre, verso il 27 a.C., Ottaviano, prossimo a diventare imperatore Augusto, colloca proprio i veterani e avvia un ingente piano di interventi urbanistici. In età imperiale sono pavimentate le strade, vengono ristrutturati e ampliati gli edifici pubblici esistenti e ne sorgono nuovi, le terme, l'anfiteatro. Tra la fine del secondo e gli inizi del primo secolo a.C. viene costruito nell'area dell'attuale Sala Borsa un importante fabbricato, riconosciuto come la Basilica Civile di Bononia, spazio riservato all'amministrazione della giustizia e all'incontro dei cittadini in assemblea. L'edificio, di forma rettangolare, si estende su una superficie di 20-22 metri di larghezza per circa 70 di lunghezza. Lo spazio interno è suddiviso in tre navate da filari di colonne. Dopo la sua edificazione, la basilica non subisce grandi modifiche strutturali per almeno 2 secoli. Bologna è fin dall'antichità una città d'acqua. Circa un quinto dell'approvvigionamento idrico attuale è fornito da un acquedotto progettato oltre 2000 anni fa. I romani costruirono un acquedotto che prelevava l'acqua dal Setta, ritenuta meno calcarea di quella del Reno, prima della confluenza dei due fiumi a Sasso Marconi. Il cunicolo convogliava le acque in prossimità dell'attuale via Farini, angolo via d'Aseglio, dove c'era una vasca di decantazione. Da qui partiva un sistema di tubi di piombo, chiamate fistule acquarie, che distribuiva l'acqua a tutta la città. Il condotto sotterraneo ha una sezione libera di circa 60-70 cm di larghezza per 1,90 m di altezza. Funziona a gravità naturale con pendenza dell'1% per una lunghezza di oltre 18 km. Attraversa, a decine di metri sottoterra, il territorio di Casalecchio di Reno e i colli di San Luca e di Casaglia. Attualmente, percorrendo via Bagni di Mario in San Mamolo, si possono vedere opere murarie della parte esterna della sala ottagonale di decantazione, con la relativa presa d'aria e di luce.
Dopo la caduta dell'impero romano a causa della mancata manutenzione, l'acquedotto perse la sua funzionalità e per 14 secoli fu dimenticato. Il manufatto fu recuperato nel XIX secolo e dopo alcuni anni di lavori seguiti dall'ingegnere Antonio Zannoni, fu riattivato il 5 giugno 1881. Sotto Augusto gli edifici pubblici acquistano un aspetto monumentale con l'uso del marmo. Le strade vengono rivestite di blocchi di pietra trachite per oltre 10 chilometri. Anche Nerone sostiene lo sviluppo della città. Tacito e Svetonio raccontano che a 16 anni riesce ad ottenere dal patrigno Claudio e dal Senato 10 milioni di sesterzi per Bononia distrutta da un incendio. Gli incendi erano frequenti in quegli anni a causa dell'uso di lucerne nelle insule, case popolari anche di 6 piani, densamente abitate e costruite in legno nella parte superiore. Divenuto imperatore nel 54, Nerone completa l'assetto urbanistico di Bononia. I cittadini riconoscenti gli dedicano una statua in marmo lunense. Questa fu ritrovata, purtroppo senza testa, nel 1513, vicino alle rovine del Teatro Romano. Oggi si trova al Museo Civico Archeologico. Dopo 3 secoli circa inizia un periodo di decadimento causato dalla crisi economica e politica e caratterizzato anche dalla persecuzione dei cristiani. Con l'editto di Milano di Costantino del 313, i cittadini sono liberi di onorare le proprie divinità. Nella stessa data viene eletto il primo vescovo della città, San Zama. Ormai il decadimento dell'impero è inarrestabile. La città si impoverisce. Cadono in rovina la basilica civile e gli edifici circostanti. Crollano muri e gli elementi architettonici vengono spogliati dei materiali più utili e preziosi. Il condotto fognario si ostruisce. Nel 387 Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, in una lettera cita Bononia, dipendente dalla sua curia, tra i cadaveri delle città semidistrutte nell'area padana. A questi anni sembra far riferimento il tracciato delle mura di Selenite e il collocamento delle 4 croci poste a fianco delle porte della città per volere di Sant'Ambrogio. Un'altra tradizione vuole che queste 4 croci siano state poste nella prima metà del V secolo da San Petronio. Ora sono conservate nella Basilica di San Petronio, in siti che ricordano la loro posizione originaria rispetto ai punti cardinali. Le mura di Selenite vengono costruite rapidamente utilizzando materiale nuovo estratto dalle cave dell'Appennino e materiale di risulta recuperato dalle costruzioni che sarebbero rimaste al di fuori della nuova cinta muraria. Le mura sono lunghe 1850 metri e circondano una città quadrangolare di 20 ettari, meno della metà di quella romana. Hanno uno spessore di 2 metri e un'altezza di circa 7 metri. Oggi costeggerebbero le seguenti vie cittadine: via Manzoni a nord, via Farini a sud, via Valdaposa a ovest, via Oberdan a est. Sacre e di pietra, le difese di Bononia resistono sia alla calata dei Visigoti di Alarico, sia al loro ritorno dopo il sacco di Roma, sia agli Unni che avevano occupato le altre città della via Emilia. Nel 430 la chiesa di Bononia passa dalle dipendenze di Milano alla giurisdizione della chiesa di Ravenna. Nello stesso anno viene nominato vescovo Petronio, il cui episcopato va collocato fino al 450. In questi anni, fuori le mura, accanto alla chiesa dei Santi Vitale e Agricola, iniziano i lavori per la costruzione di una nuova basilica che deve imitare il Santo Sepolcro. Questa viene edificata sopra un tempio, precedentemente molto frequentato, dedicato a Iside,
protettrice della maternità in tempi in cui la mortalità materna e infantile era molto alta. Inizia così l'edificazione del complesso di Santo Stefano, oggi chiamato le Sette Chiese. Nel 476, a Ravenna, capitale del Sacro Romano Impero d'Occidente, viene deposto Romolo Augusto, ultimo imperatore d'Occidente, e Bononia entra a far parte del regno Dodoacre.